Si sono presentati in questo modo i circa 200 tifosi della curva nord del Brescia che alle 13 hanno fatto la loro invasione davanti all'ingresso di UbiBanca, sponsor ufficiale e principale creditore del Brescia Calcio, società che rischia il fallimento. Mentre la squadra al centro San Filippo preparava la sfida di domani contro il Frosinone secondo in classifica, in città si susseguivano incontri privati fra possibili acquirenti del Brescia, accordate di imprenditori bresciani e proposte di azionariato popolare. I tifosi della Curva Nord imprecavano e lanciavano uova contro la sede della UbiBanca. Colpa di UbiBanca, secondo i tifosi, è quella di tergiversare sulla possibilità di prestare 3 milioni di euro agli imprenditori disposti all'acquisto della società, ma che mancano ancora l'appello. UbiBanca, nata dalla fusione del Banco di Brescia e la Popolare di Bergamo, vedrebbe attualmente ai vertici della società una componente bergamasca, le cui sorti del Brescia Calcio e dei suoi 104 anni di storia interessano poco rispetto ai bilanci. La rabbia degli ultras in questo momento è contro tutti e contro tutto, anche i giornalisti sportivi finiscono nel mirino del tifo organizzato. Intanto la società entro oggi avrebbe dovuto comunicare il pagamento dei contributi in scadenza di giocatori e dipendenti. Pagamenti che non risultano e che espongono la squadra, già impelagata nei bassi fondi della graduatoria, ad una penalizzazione compresa fra i 6 e 9 punti in classifica. Come a dire che a Brescia piove proprio sul bagnato, mentre sui muri di UbiBanca restano i segni del passaggio degli ultras.